le prime incisioni di Vespignani, ha scritto Raffaele Carrieri, le ho viste esposte dopo la guerra nelle botteghe di Via Margutta. I suoi fogli sembravano avere in ogni filo d'inchiostro un aculeo, una spina, una miccia, qualcosa che graffiasse o stesse per prendere fuoco. Un fuoco invisibile, ma impellente. Il silenzio era più temibile, creava vuoti e aloni di vuoti intorno a persone e cose. Il segno fortemente scavato, ombroso e cromatico, la struttura aspra del bianco e nero, saranno per molti anni la firma di Vespignani. Le prime lastre di Renzo Vespignani risalgono al 1943 e rivelarono subito un talento naturale per la tecnica calcografica, al punto che gli stessi disegni, e a volte la pittura, sembrano quasi tradotti dal lessico incisorio. L'occhio, il gusto, i pensieri fissi alla realtà urbana, così tipici nell'opera di Vespignani, si espressero fin dagli esordi e con tutta naturalezza nel segno inciso. Linguaggio elettivo, dunque, e perfettamente simbiotico al mondo irto di rovi, di muri slabbrati, di scali fumanti. Una città ferita dal suo stesso sviluppo. Una città che lentamente sfugge alla misura dell'uomo, ma non a quella della poesia. Ogni scorcio di paesaggio romano, dallo scalo Tiburtino alle forre della Garbatella, dai magazzini del Tuscolano alle spiagge abbandonate e cosparse di detriti di Fiumicino, non viene colto tanto nei suoi caratteri, quanto come emblema o metafora dell'umana inquietudine. Delinea, insomma, una geografia dell'anima, il sottile struggimento di un viaggiatore smarrito nei labirinti della sofferenza. L'immagine, nota Vespignani, per effetto del metallo scoperto e del suo particolare lucore, cresce argentea o dorata sul bruno, come un delicatissimo merletto. E tu devi condurla avanti pensandola rovesciata e nera contro il bianco del foglio. Devi trascinarla alla severità, resistendo alla seduzione di quello scintillante ricamo. Alterni ai segni sottili, come un capello, i tratti nervosi che la stessa noia ti suggerisce, in una continua altalena di impulsi, tra pazienza e impazienza, tra esattezza da orafo e violenza da scultore. Nelle opere grafiche, ha scritto Duilio Morosini, sul tema degli incidenti della strada, quali rivelazioni dell'irrazionalità di coloro che fanno di uno strumento di liberazione, la macchina, un fosco strumento di distruzione, Vespignani passa dall'analisi maniacale di ceppo positivistico, affidata alla linea che fruga nelle viscere della sventura e della folla, al discorso basato sulla costruzione per piani, per masse che fanno blocco, riassumendo lo scardinamento dei meccanismi e lo stesso sfacelo dei corpi. Con mano espertissima, Vespignani lavora sul rame o sullo zinco con la facilità di chi schizza sul foglio di un taccuino. E la materia viene piegata a risultati estremamente calibrati e anche virtuosistici, con immagini costruite quasi in punta di matita. La coerenza di Vespignani fa sì che anche i ritratti risultino sbalzati da questa materia. Contemplati in un povero ambiente, sono i naturali abitanti del suo paesaggio, e non solo perché scelti in una determinata fascia sociale. Per l'autore, la figura umana sembra fatalmente partecipe dello stesso deterioramento che intacca e avvelena l'orizzonte urbano. Davanti all'essere vivente, l'occhio di Vespignani appare più sereno, quasi esitasse tra la pietà e la condanna, tra le ragioni dell'affetto e quelle dell'obiettività del giudizio. Ma se le sue periferie sono la morte della natura, parallelamente, i suoi personaggi sono la vita offesa, pericolante, ai margini di uno scenario deserto.
Nel ricordare le prime esperienze di incisore, Vespignani ha scritto: chissà perché la lastra non mi atterriva quanto la tela. Come se l'affumicatura, l'acidazione, la inchiostrazione, la torchiatura facessero l'incisore più simile all'artigiano che all'artista. L'acquaforte, insieme di processi tecnico-artigianali e insieme universo formale, non va confusa con un espediente meramente riproduttivo. All'artista non interessa la moltiplicazione degli esemplari, ma la matrice stessa, la sua particolare materia, la sua resistenza o duttilità alla mano. Una materia e un lessico, dice ancora Vespignani, che non cattura soltanto il contorno della realtà, ma la sua carne. Le azioni umane, i dati di natura, i fenomeni colti al massimo della concentrazione con tutto il loro peso e sudore esistenziali. Ha osservato Luigi Carluccio, raccontare i fenomeni della vita moderna, i costumi così contraddittori dei contemporanei, i problemi perenni della condizione sociale nella loro scadenza più drammatica, è ciò che tenta di fare Vespignani, con la sua grafia, così ricca e varia di effetti tra la punta della penna e il foglio di carta, così istintiva e nel tempo stesso sofisticata, così impuntata ed aspra, ed a volte invece morbida e quasi decadente. Una grafia che ha la tensione nervosa di un capello umano. È ciò che riesce di fare a Vespignani, l'unico autentico illustratore di scene della vita contemporanea che l'Italia ha avuto.